Novembre 2020 è stato il mese più caldo mai registrato nella storia, mentre solo due mesi prima, in settembre, il ghiaccio marino artico aveva fatto segnare un'impressionante riduzione della sua estensione. Sono dati che conosciamo grazie al Copernicus Climate Change Service, il servizio per l'osservazione dei cambiamenti climatici del programma Copernicus dell'Unione Europea. Ci restituiscono la fotografia dello stato di salute della Terra e permettono di prendere decisioni sia politiche che economiche, perché i dati sono miniere da cui estrarre informazioni anche per leggere il futuro. Copernicus, che conta su qualcosa come 10 milioni di gigabyte di dati raccolti tanto dalle sentinelle della Terra, cioè i satelliti in orbita che dal cielo scrutano il pianeta, che da osservazioni non spaziali, è organizzato in 6 settori che vanno dal monitoraggio atmosferico ai cambiamenti climatici, dall'osservazione della Terra a quella del mare, fino alla gestione delle emergenze e alla sicurezza, in collaborazione con diversi enti come l'ESA, l'EUMETSAT o il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine. Chiara Cagnazzo è una scienziata e si occupa di predizioni basate su modelli in grado di dare informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, per supportare la società e anche i politici nel mettere in piedi strategie per rispondere ai problemi nati dai cambiamenti climatici. Manager dell'informazione di Copernicus per il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, è intervenuta a NSE, la fiera dedicata alla New Space Economy, e ci ha spiegato quanto i preziosi dati raccolti da Copernicus siano legati alla nostra vita. Esiste una connessione molto stretta fra, ad esempio, la temperatura in inverno e la richiesta energetica. Quindi di solito quello che accade è che un inverno piuttosto freddo vede una maggiore domanda di energia. Tuttavia, quando abbiamo inverni freddi, quello che succede è che spesso vi è anche una ridotta produzione di energia rinnovabile dall'eolico. Allora, poiché l'energia in questo momento, il mix energetico nella fornitura di energia sta cambiando con un aumento del mercato delle rinnovabili, la volatilità della produzione energetica è chiaramente aumenta e l'informazione sul clima diventa sempre più rilevante per il settore. Allora, nel momento in cui abbiamo delle connessioni di questo tipo, quindi un inverno freddo, una maggiore richiesta di energia, una minore produzione di energia da una fonte rinnovabile, nel momento in cui noi abbiamo a disposizione delle informazioni, per esempio, di una previsione, perché quello che noi facciamo è anche gestire e dare a disposizione dei dati di previsione climatica, è possibile a quel punto decidere e prendere delle azioni. Per esempio, posso aspettarmi, se un inverno, mi aspetto un inverno più freddo, posso aspettarmi una maggiore richiesta e domanda di energia e quindi posso decidere di agire acquistando dai paesi vicini. Se io devo pianificare la costruzione di un parco eolico e poi lo devo mantenere e tenere in funzione, l'informazione sul vento a lungo termine diventa fondamentale. Quindi sostanzialmente quello che noi facciamo è proprio passare dall'informazione vento osservato oppure vento nel prossimo futuro in una determinata area fino ad una informazione che è decisione presa in anticipo per far funzionare un sistema. La grande incognita, spesso incompresa, che aleggia sul nostro pianeta è quella dei cambiamenti climatici, che si manifestano in diversi modi. Spesso si associa il cambiamento climatico all'aumento di temperatura, che è una variabile. Quindi se noi guardiamo la temperatura globale è aumentata in maniera significativa e sta aumentando, ma il cambiamento di temperatura non rappresenta tutti i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici hanno un impatto in tutte le regioni del mondo, per esempio il ghiaccio polare che si sta fondendo, abbiamo visto un minimo nel ghiaccio artico molto recentemente, ed è un minimo piuttosto importante. Abbiamo visto in settembre, se lei guarda le analisi di settembre, si rende conto del minimo valore che ha raggiunto il ghiaccio nell'Artico ed è abbastanza impressionante. Significa in alcune regioni aumentare in maniera significativa gli eventi estremi meteorologici come le precipitazioni, oppure eventi estremi come le ondate di calore o i periodi di siccità. E si prevede, guardando invece non solamente le osservazioni del passato, ma utilizzando questi modelli che proiettano, che guardano le possibili evoluzioni del clima futuro, si parla di una intensificazione in questi estremi di cui le sto brevemente citando. E questo significa anche aumento del livello del mare, significa aumento dell'erosione delle coste e aumento delle inondazioni nelle aree che sono più basse. Significa anche quando gli eventi estremi sono associati, come dicevo, a inondazioni, sono associati a diminuzione della qualità dell'acqua, sono associati a una diminuzione della disponibilità di risorse d'acqua in alcune regioni.
E quindi a seconda delle aree, per esempio dell'Europa, si osservano effettivamente, non so, l'Europa centrale e del sud vede ondate di calore sempre più frequenti, incendi, siccità. L'area mediterranea sta diventando sempre più secca e quindi sempre più vulnerabile a, anche questa, a fuochi e periodi di siccità. L'Europa del nord invece tende a essere più umida, con invece dei flooding, delle inondazioni che diventano sempre più importanti. E poi ci sono tutti i problemi associati alle aree urbane. Ad esempio, e tanti rischi. Per quanto riguarda le aree urbane, hanno una tipologia di problema specifico legato all'inquinamento, ad esempio? Anche, allora, diciamo, nelle regioni urbane abbiamo sia il problema legato all'inquinamento, che poi invece il problema associato all'aumento di temperatura, quindi per esempio al fatto che abbiamo sempre più morti legate ai picchi di calore, e ci sono ondate di calore che diventano sempre più intense e più lunghe. Oppure abbiamo problemi legati a, per esempio, la qualità dell'acqua o malattie associate all'acqua, a problemi legati a malattie associate ai vettori, quindi agli insetti. Quindi questi sono problemi tipici delle regioni urbane, e l'inquinamento è uno di questi problemi, ovviamente. Si parla poi di costi per la società enormi.